Buongiorno a tutti, ben ritrovati a questo nostro nuovo appuntamento. Oggi abbiamo qui con noi ospite EPOS, nella figura di Albanini, Simone, responsabile. Buongiorno, Ciao Simone, grazie di grazie essere qui con noi. E quindi continueremo con, diciamo, affrontando il discorso diciamo così, dello smart working. A me piace dire più che altro la gestione intelligente della postazione di lavoro, perché poi diciamo, questo tipo di approccio può essere applicato in azienda, ovviamente, sulla propria scrivania o in una scrivania temporanea, può essere applicato al momento in cui mi trovo in smart working, in home working, mi trovo in ferie, devo comunque poter interagire con l'azienda. Abbiamo visto nelle precedenti puntate quali sono gli strumenti ideali per poter di fatto spostare l'ufficio e riuscire comunque nel contempo a interfacciarsi con i propri colleghi, a collaborare con i colleghi, ma soprattutto a gestire bene i clienti, quindi a gestire i clienti informati, a gestire i clienti con tutte le informazioni pregresse che mi servono per dare delle risposte esaustive e per concludere i processi, che possono essere processi di assistenza, processi di vendita e quant'altro, senza lasciare sospesi. E oggi vedremo quanto è importante, ovviamente, nella comunicazione la parte audio. Evidentemente parliamo di telecomunicazioni, soprattutto di telefonia, e quindi parliamo di audio. La maggior parte delle comunicazioni viene instaurata appunto a livello audio. Capite bene che in ambienti particolari, quali ambienti domestici piuttosto che ambienti esterni, è importante, diciamo, rimanere isolati, isolarsi dal mondo esterno per essere concentrati, evitare che rumori esterni ci influenzino o disturbino le comunicazioni e quindi ecco che bisogna dotarsi di dispositivi audio appropriati. Okay? In questo particolare Esattamente. scenario non c'è più il telefono, diciamo così, e quindi lavoriamo con dei soft phone. E l'audio va veicolato tramite delle cuffie. Okay. Oggi con Simone vi daremo una carrellata di quelle che sono le soluzioni EPOS per farvi capire qual è la cuffia più adatta, il dispositivo più adatto alle diverse necessità. Anche perché è una scelta difficile talvolta, bisogna bilanciare i costi, i benefici, l'impatto sui nostri e sui nostri operatori. Sappiamo che la cuffia non sempre viene vista come no? Qualcosa di positivo, ma questa è una Esattamente. mentalità italiana che per fortuna sta cambiando, perché all'estero dovete pensare che è esattamente l'opposto. La cuffia si usa da tantissimi anni, adesso ce lo spiegherà anche Fabio. Grazie, voglio dire, anche al Covid, grazie a quello che è successo, finalmente l'idea della cuffia, l'idea di lavorare a mani libere, così sta diventando un attimino qualcosa di più, no? Consumer è anche utilizzato, voglio dire, a livello professionale. Quindi lascio a te la parola perché c'è tante cose da dirci. Tante cose senza annoiare nessuno, ma credo spunti interessanti. Esatto, quindi lascio a te la parola perché anch'io sono curioso, voglio capire un po' cosa offre il mercato oggigiorno. Anche perché si parla di un nome nuovo, tutti sono curiosi quando leggono EPOS, in Ecco, realtà la giusta pronuncia è IPOS. IPOS, esattamente. Innanzitutto grazie perché facciamo finalmente qualcosa di diverso, noi siamo insieme e spero che sarà l'inizio poi di una serie di attività e eventi che si faranno. Per me sono fondamentali, soprattutto per noi, perché IPOS, che per molti è un nome nuovo, un'azienda nuova, in realtà ha una storia alle spalle molto importante. Pensate che oltre 75 anni fa Fritz Gerald Sennheiser ha fondato Sennheiser GmbH. Chi non la conosce alzi la mano, non vi posso vedere, ma di solito quando faccio questa domanda davanti a una platea di centinaia di persone, nessuno alza la mano perché tutti conoscono Sennheiser sotto forma di microfoni, cuffie, sistemi di elettroacustica, primissimi sistemi di elettroacustica. E diciamo che Sennheiser qualche anno dopo, nel 2003, ha deciso di unire l'esperienza del mondo microfonico, l'esperienza del mondo delle cuffie, e ha deciso di creare delle cuffie microfoniche. Nel 2003 ha chiesto a una società di protesi acustiche di fama internazionale dal nome di William Demant, danese, ha chiesto, hanno deciso di cooperare, fondare insieme, cofondare 50% di uno, 50% dell'altro, Sennheiser Communication.
Ed è così che Sennheiser si è buttata su tutto il mondo enterprise, il mondo office. E cosa è successo? La cuffia all'inizio era un oggetto da call center che pochi volevano, come diceva Alessandro. In realtà oggi, al di là di quello che è successo nel 2020, già da prima è anni che facciamo eventi dove cerchiamo di diffondere il verbo, la cuffia sta diventando un oggetto fondamentale per il quale noi non possiamo farne assolutamente a meno. Cosa è successo? Avevamo bisogno di crescere, avevamo bisogno di sviluppare velocemente dei nuovi prodotti. Questo mercato era un mercato in fortissima espansione. Si parla oggi solo di unified communication, collaboration, smart working, bring your own device, quindi avere il mio oggetto ovunque io sia utilizzato con i miei strumenti. A quel punto William Demant ha detto, in accordo sempre, mantenendo i buoni rapporti con Sennheiser GmbH, mi vendi il 50% di tua proprietà e lo vendi a William Demant e Sennheiser ha accettato. Perché ci tiene, in realtà ci teneva a tutto quello che era lo sviluppo, diciamo all'azienda nata nel 2003, di tutta questa parte di prodotti, ha capito che c'è un gran potenziale. E William Demant nel gennaio 2020 ha fondato IPOS, scritta EPOS, ma ormai la pronuncia che cerchiamo di far capire a tutti è IPOS, abbiamo modificato, tra parentesi sotto la E c'è la I. E IPOS quindi si impegnerà e continuerà a sviluppare il portfolio prodotti di Sennheiser Communication. Andremo però a creare delle nuove famiglie di prodotti, andremo a inserire anche una parte video, quindi non si parlerà più solo di audio, andremo a sviluppare velocemente una serie di nuovi prodotti che sono, secondo me, fondamentali e molto utili per facilitarci e semplificare la nostra attività lavorativa, ma non solo, anche personale. In Italia IPOS è Exhibo, Exhibo è a tutti gli effetti IPOS in Italia, siamo il country partner, ci poniamo per nome e per conto di IPOS in Italia. La sede è in Danimarca. E siamo presenti in oltre 35 paesi. Come dicevo poco fa, la cuffia è i tre pilastri sui quali si basa la storia di IPOS sono questi che vedete qua in inglese, io ve li traduco più o meno. Prodotti dal design accattivante, progettati per durare nel tempo. Siamo pionieri della tecnologia audio e il tutto viene fatto con passione. Abbiamo la passione per le performance. Quindi per noi questi sono i tre criteri, i tre pilastri sui quali è nata IPOS e sui quali verranno costruiti e progettati e ingegnerizzati i nuovi prodotti. Come dicevo poc'anzi, la cuffia è un oggetto che una volta, diciamo tempo fa, non era ben visto, o meglio, lavoravamo tutti in un ufficio di 30 metri quadri, quindi dobbiamo anche capire che sono cambiati gli spazi di lavoro, gli ambienti di lavoro. Sono cambiati quelli che sono i metodi di lavoro. Infatti, nella prossima slide noi vediamo che adesso abbiamo diversi tipi di ambiente. Un ambiente con un basso impatto di rumore, medio livello di rumore e alto livello di rumore. Quindi noi andiamo a studiare il tipo di ambiente. Dopodiché, dopo aver visto la parte degli ambienti, come potremo vedere anche dalla prossima, noi andiamo a studiare quello che è il device che ogni utente ha. Quindi una volta avevo solo il telefono, adesso il telefono che via sta andando a sparire. Quindi abbiamo il PC, abbiamo lo smartphone, abbiamo il tablet, abbiamo la necessità di utilizzare tutto insieme. Quindi avere un device che è connesso sempre a questi device ed è connesso sempre insieme. Oltre al device, noi andiamo a capire quello che è il profilo dell'utente, no? Chi lavora da casa, chi lavora in ufficio, chi è un mix ibrido, quindi casa ufficio, chi come me è sempre in giro, spero da adesso in poi ritornare a essere sempre in giro. E quindi andiamo a capire quello che è anche il tipo di utente e l'ambiente nel quale lavora. Non per ultimo, ma meno importante, il mondo conference. Come vedete, esistono sale conference one-to-one, che oggi sono sempre più diffuse. Fino ad arrivare a conference da 32-50 persone, quindi dove ci servono sistemi che tendenzialmente non basta un prodotto plug and play che io arrivo e lo connetto, ma servono dei sistemi dove c'è un progetto dietro, quindi un microfono magari a soffitto che mi va a coprire l'intera area. Cosa abbiamo fatto noi? Prese in considerazione tutte queste cose, abbiamo suddiviso i nostri prodotti in tre famiglie: Impact, Adapt ed Expand. Nomi molto semplici. Ma all'interno di ognuno abbiamo cercato di inserire dei prodotti. Impact, ad esempio, vedete adesso in questa prossima slide, che Impact sono quelle cuffie che hanno un impatto importante all'interno della nostra giornata lavorativa. Quindi Impact hanno messo cuffia impattante, anche il nome stesso ci aiuta a definire che se noi siamo un utente che gravita 8 ore all'interno della scrivania, intorno alla scrivania in ufficio, che sia con o senza fili,
con diverse tecnologie wired o wireless, che sia Bluetooth o DECT, da non sottovalutare la tecnologia DECT all'interno degli uffici, perché ne posso mettere anche 1000 insieme, non si avranno mai fastidio tra di loro. Una cuffia di questa famiglia ci può essere assolutamente molto di aiuto. Andiamo a vedere invece la famiglia ADAPT. La famiglia ADAPT lo dice la parola stessa. Su questa famiglia dopo spenderò qualche parola in più perché ci sono grandi novità. Si adattano a quelle che sono le nostre esigenze. Pensate, una cuffia che se io sono a casa, in ufficio, posso trasportare nel mio zaino, posso tenere collegati 10 device in Bluetooth in memoria e tenerne collegati sempre due contemporaneamente. Quindi io sono in viaggio, sono in treno, posso utilizzare la mia cuffia collegata allo smartphone. Arrivo in ufficio, arrivo dal cliente, apro il PC e la cuffia si connette anche al PC. Quindi si adatta a quelle che sono le mie esigenze. Ognuno di noi poi ha, non voglio ripetere esigenze, ma è particolare. Io ricordo che all'inizio non volevo indossare la cuffia per non spettinarmi, quindi abbiamo creato degli auricolari all'orecchio, oppure l'ADAPT 400 che vedete nel mezzo, che è una cuffia in-ear che ha la vibrazione incorporata diciamo, nel collarino, così se il telefono è silenzioso, lei ci aiuta, è lontano, ci aiuta a rilevare la chiamata che abbiamo in entrata. Insomma, delle cuffie con anche un microfono, oltre che cancellazione del rumore attiva, anche con una active noise cancelling, quindi con una cancellazione del rumore attiva che posso tranquillamente regolare io, che mi permette di isolarmi, e siamo arrivati ormai a microfoni, io parlo con dico che hanno un cervello, con intelligenza artificiale. E dopo magari vi racconto cosa fanno questi microfoni, che sono veramente performanti e eccezionali. Ultimo, ma non meno importante, tutta la parte expand. Rispetto ai primi due, il nome expand non ci dice, non ci fa fare riconoscere il mondo delle sale conference, però in realtà abbiamo qua tutti gli strumenti che ci permettono di allestire una sala conference. Si parla di speakerphone one-to-one, jack USB, Bluetooth, USB-C, di speakerphone anche grandi da 32 persone con microfoni aggiuntivi, ma abbiamo qua inquadrate, possiamo anche inquadrare un sistema nuovo audio-video che vi permetterà con semplici passi di andare ad allestire una piccola media sala conference, una barra audio-video con un PC incorporato. Ma vi racconterò qualcosa più avanti. Come possiamo gestire tutti questi device? Tramite dei software. Ne abbiamo creati due. L'IPOS Manager serve all'IT Manager o al rivenditore. Io rivenditore ho tanti clienti, posso creare N tenant per ogni mio cliente. Io posso gestire, quindi garantire assistenza non on-site dalla mia postazione direttamente al cliente prima che si creino dei malcontenti, prima che magari debba uscire. Quindi posso fare un primo cerchio dalla mia scrivania, purché siano all'interno della rete. Quindi questo è un software che posso avere in cloud o on-premise, e poi andrò a creare dei tenant a seconda del cliente che inserirò nella rete. Questo è manageriale, quindi tendenzialmente serve all'IT Manager. Per ogni utente e per far funzionare l'IPOS Manager, noi consigliamo, ed è l'ideale, andare a connettere l'IPOS Connect. L'IPOS Connect ci permette di andare a rilevare tutti i softphone che abbiamo sulla macchina, le cuffie, la cuffia non diventerà mai vecchia perché ha un firmware interno e verrà aggiornata. E diciamo quindi che questo, secondo me, è fondamentale per garantire a 360 gradi la certificazione. Noi siamo certificati con tutti i vendor e partner che ci sono in circolazione, tra cui Esto. Guarda caso. Guarda caso, ma Esatto. soprattutto l'IPOS Connect l'abbiamo provato qua negli scorsi giorni, devo dire che ha aiutato e funziona molto bene. Sì, perché di fatto qual è l'integrazione al di là dell'audio? È l'automazione di alcune azioni che facciamo, no? Quindi rispondere a una telefonata invece di utilizzare una shortcut o il mouse per cui devo cliccare sopra un pop-up, posso lavorare direttamente dalla cuffia Esatto, e è molto viceversa chiudere la interessante. chiamata dalla cuffia. Quindi questa è la cosa interessante. È molto interessante perché ci permette di poter alzarsi dalla scrivania, la cuffia addirittura squilla grazie al software e all'interoperabilità, e ci permette di rispondere con un tastino dedicato, e poi tutte le regolazioni di volume, più o meno, posso mettere muto, ogni cuffia ha un sistema, diciamo, proprio per mettere muto particolare. E posso tranquillamente girare Bluetooth a una tirata di 25 metri. Sì. E diciamo quindi che Tipo, sì, se devi spostarti, andare dalla stampante, sei presso la scrivania di un collega, insomma, sei sempre in linea. sempre in linea. E ho visto in questi giorni, già lo conoscevo in realtà, il sistemino di Esto, se non è affatto male. Diciamo che non ha nulla
da invidiare ad altri sistemi che tanti conoscono e sono sul mercato, Diciamo, giusto? esatto, diciamo che il Procore Enterprise, che è il nostro best seller, è l'oggetto dei desideri di molte aziende. Perché? Perché rispetto alla concorrenza, a volte nomi anche molto famosi, è calato in quelle che sono le esigenze della media impresa italiana, quindi esigenze di automazioni piuttosto spinte, perché sappiamo che il nostro tessuto è fatto da aziende medio-piccole, aziende che devono performare al massimo, no? E quindi hanno un approccio completamente diverso alle telecomunicazioni, lo vediamo anche nei sistemi telefonici. Ecco che il Procall si adatta perfettamente a queste esigenze, permettendo di integrare database esterni, informazioni esterne, così che l'utente, quando riceve la chiamata, ha tutto sott'occhio, ha esattamente la situazione sott'occhio e con dei clic può arrivare istantaneamente alla piattaforma. Esattamente. Immagina Salesforce, Dynamics, Qualsiasi. qualsiasi sistema, senza andare a fare ricerche, no? Dedicate all'interno della piattaforma stessa, con un clic arrivo direttamente alla scheda cliente. Quindi ho il sofone a bordo. Ok. Capisco esattamente i miei colleghi se ci sono o non ci sono, se hanno già gestito loro quel tipo di attività. Sono informato su quello che sono le informazioni del cliente in tempo reale e in Sì. Sì. più ho addosso una cuffia che mi permette di lavorare completamente a mani libere. Sostanzialmente sono Ho connesso col tutto. cliente, sono connesso col cliente come se fossi fisicamente dal cliente quasi. Esattamente. Ecco, esatto, Bello. qua stiamo vedendo, vedi, questo è un esempio di fatto del client con le presence, quindi ricordo ovviamente Teams, Sì. ma molto molto più spinto nella gestione interna dell'azienda, perché queste presence sono collegate non solo allo stato di occupato telefonico e ai Ok. calendari, ma anche a delle situazioni diverse, ad esempio il fatto che il collega è fuori ufficio e si è posizionato in come dire, una nota che dice sono dal commercialista, rientro fra 45 minuti. Sì. In questo modo i colleghi riescono facilmente a sincronizzarsi sostanzialmente, perché conoscono gli impegni dei colleghi. Come pure in tempo reale, se ne ho i diritti, riesco a vedere con chi sta parlando già un collega. Perché? Perché se sta già rispondendo lui a una problematica, è inutile che poi vada Doppio a lavoro. fare doppi, esatto, a creare dei lavori doppi. Naturalmente la stessa cosa è disponibile su mobile ed è disponibile su un terzo canale di comunicazione che sta diventando sempre più importante, che è il web. Quindi uno arriva sul mio Fondamentale. sito web, trova i miei referenti interni Sì. aziendali preposti a quel tipo di servizio, da fuori con un clic da un browser senza praticamente aver bisogno di nessun tipo di dispositivo dedicato. Sì. Chiaro che un paio di cuffie IPOS sarebbe il top, Sarebbe ti top, sì. chiamano e tu, utente interno di Procall, rispondi con la tua cuffia IPOS installata come se fosse una chiamata esterna di fatto. Bella interfaccia, semplice. Sei pulita. Molto pulita, semplice. E completa. Sì, assolutamente, l'azienda devi pensare che ha 20 anni di vita ed è tutto quello che è stato sviluppato intorno alle esigenze reali dell'imprenditore e Ok. dell'azienda. Possiamo pure andare avanti, Matteo? Ecco, questo appunto è quello che dicevi tu, il pannello di configurazione, il vostro manager, no? Dall'altra parte, adesso non voglio entrare nei dettagli tecnici, sul Procall immediatamente è nativa proprio l'integrazione con i vostri dispositivi, quindi l'utente si ritrova, vedi, già delle Ah, sì, flag, ecco le cose cancellazione evidenziate. rumore, Puoi andare a rilevare esatto, senza agire sul pannello senza di agire controllo sul... di Windows, quindi in Esattamente, automatico te lo rileva. esatto. Ma vedo anche interessante quello dell'IPOS Connect, quindi un'interfaccia dell'IPOS Connect che va a rilevare tutti i softphone. Io ho impostato ESOS in questo caso come predefinito, quindi qualsiasi chiamata fa diventare la cuffia plug and Esatto, play e esatto. funziona, interagisce. Sì, Perfetto, bellissimo. Questo è proprio l'esempio e questo è l'esempio classico. di un'automazione molto spinta. Tu vedi che sulla configurazione dell'utente di Procall c'è la Sì, flag c'è la abilita flag, supporto cancellazione sgancio del rumore, riaggancio. aggancio. Perché se una Interessante, vuole più rispondere, completo anche rispetto ad altri che ho visto, nel senso certamente dove tu vai a impostare semplicemente sente il i device e device, cancellazione no, qui dietro, anche le le altre cose, automazioni, certo. interessante. Matteo, qui un altro particolare. Dopo passiamo, c'è la carrellata delle cuffie, poi le facciamo vedere, le Sì, facciamo quasi una toccare sorta con di lab mano. demo, Proviamo a pronto? farle toccare con mano, vediamo. Ci proviamo. Ci proviamo. Questo è il classico esempio, appunto, vediamo sulla destra il pop-up, cioè quindi arriva la chiamata, quello che vedi è un'interfaccia, una finestra, la chiamiamo finestra di comunicazione, che permette di mappare al suo interno una serie di dati specifici, in questo caso è un cliente con il fido, con gli ordini pendenti, oltre che l'anagrafica, quindi tutta una serie di dati che sono veramente fondamentali in un'azienda. Immaginate anche, ad esempio, semplicemente la verifica Tutto del nel Procall, cioè io tutto, già tutte, ho chiamo un cliente, vedo che tutte le informazioni. vengono prese dai tuoi sistemi gestionali, Sì, quindi nel certo, però caso le vedo dal le Procall. vedi al Procall.
ad esempio, un distributore ti chiama il cliente, tu potresti vedere direttamente il feed del cliente, perché tanto è scritto da qualche Esatto, sì. parte. Quindi tu commerciale, prima di andare avanti, puoi allertare già il cliente, attento che il feed è quasi finito, oppure hai dei sospesi amministrativi. Tu, no, normalmente Molto magari tu non spesso. hai accesso ai sospesi amministrativi, okay? Questo dato lo possiamo prendere, lo portiamo all'utente e quindi l'utente pro call che non ha accesso appunto ai dati amministrativi, che potrebbe essere un commerciale, ad esempio in un'azienda, no? Sì. Ha visibilità immediata di situazioni aperte, quindi può interloquire col cliente avvisandolo: guarda che qua vedo delle situazioni Quindi non c'è aperte. bisogno che sia in ufficio, si parli per forza a Smartphone. casa dal suo smartphone, riceve la chiamata, ha già una situazione completa. Esattamente. Non sapevo, E bello. poi quelli che vedi sotto sono i tasti appunto per rispondere e per sganciare manualmente, ma naturalmente con la Mai cuffia. passiamo con la cuffia. Esatto. Matteo, possiamo pure andare avanti. Ecco, io a questo punto passerei alla demo, cioè facciamo vedere qualcosa, perché sennò i soliti webinar, no? Teorici, voglio dire, non Sono stato, portano. spero, snello nel dare qualche Sì, informazione assolutamente. fondamentale. Ci proviamo. Con cosa partiamo? Io partirei con il best seller del 2020, e la cuffia che ci ha tolto grandi soddisfazioni e che ci ha fatto vendere un sacco. Quindi adesso la serie 100, e abbiamo qua un campione sulla Adapt 100, che è una cuffia jack USB. Vediamo se riusciamo a inquadrarla, la DAP 100. Eccoci qua. Lei praticamente è una cuffia che abbiamo in diverse connettività, quindi l'abbiamo jack USB, USB A, USB C o diretta USB. È una cuffia in realtà che è ideale, plug and play, leggera. Posso girare i padiglioni ovali e riporli all'interno del mio zaino, la posso utilizzare in ufficio, la posso utilizzare da casa ed è una cuffia che parte da un listino accattivante di 40, 50, 60, 80 euro la versione completa e devo dire che ci ha tolto grandi soddisfazioni. Questa è già la versione nuova con il tasto Teams o della Unified Communication incorporato, quindi quando ricevo una chiamata posso collegare, schiacciare semplicemente il tasto e risponde o mi unisce al meeting che abbiamo schedulato in quel Abbiamo momento. questa cuffia live anche o no? Ok. Un'altra cuffia invece molto elegante, e qua il live so che c'è, abbiamo creato una demo apposita, è l'Adapt 300. Come vedete esiste anche nella versione nera, ma ci piace sponsorizzare la versione bianca, un po' di colore anche in questo mondo, è molto, molto elegante, la vedete in questo momento indossata. Le cuffie hanno il doppio logo IPOS Sennheiser, ha un microfono che non si vede, è incorporato nel padiglione, quindi non ho più il braccetto microfonico che mi viene davanti, e c'è anche la possibilità, volendo, qualche nostro cliente che ne ha prese diversi quantitativi, le ha anche personalizzate con il proprio logo dell'azienda. E questa credo che è stata collegata al Pro Call e possiamo fare una live demo. Abbiamo Eleonora che ci sta seguendo, ci sta ascoltando, che adesso credo riceverà una chiamata e con un semplice click fa vedere in che modo appunto lavorano l'IPOS Connect ed il Procall con quelle impostazioni che abbiamo visto poco fa. Ditemi quando ci siamo con la chiamata, quindi una volta che arriva la chiamata, lei schiaccia il pulsante e viene presa la chiamata e si parla, insomma, si è in comunicazione e Esatto. faccio la chiamata che devo fare. Una volta che, diciamo, ho fatto la mia chiamata, ho fatto quello che devo fare, posso rischiacciare e chiudo la chiamata. E Esatto. quindi in quel momento io, avete visto, sono andato a chiudere la chiamata e non ho fatto altro che interagire solamente con la mia cuffia, che ha squillato al mio interno, mi ha permesso di prendere la chiamata. Eleonora poteva anche alzarsi, girare a prendere un caffè, prendere dei documenti e allontanarsi dalla scrivania. Poi la portata del Bluetooth è fondamentale, nel senso che un Bluetooth rispetto al DAC ha una portata di 25 metri. Sì. Il DAC ha una portata in campo aperto di 180 Sì, metri. cosa particolare che abbiamo visto, questo pop-up che è apparso, Sì? non è invasivo, perché molte applicazioni hanno un problema, cioè quando questi pop-up saltano Sì? fuori, rubano il focus, tu stai facendo Ok. qualcos'altro,
arriva sta chiamata che magari non è nemmeno una chiamata indirizzata a te, perché potrebbe esserci il caso dove c'è Un un centralino. gruppo, c'è un gruppo di utenti che squillano. A tutti gli utenti viene rubato il focus. Quindi distrazione, vengono allontanati da quello che stanno facendo. Il Procore cosa fa invece? Quando va su questo pop-up, non ti ruba il focus, cioè tu puoi continuare con quello che stavi facendo, il pop-up dopo un po' diventa trasparente e se ne va via. Se Quindi invece è roba tua, rispondo dalla finestra, tastino. ma posso continuare a lavorare, se devo, mentre interagisco con la Assolutamente, persona sì. che mi ha chiamato, dei documenti, Così, li posso così. vedere Procore rimane in interessante. background, perché magari è solo schermo, capisci che Sì. diventa. L'importante è capire chi ti sta chiamando, no? Questo te lo farò vedere Esatto. per capire se è per me Assolutamente, la sì. chiamata. Andiamo avanti, un'altra cuffia molto particolare e interessante, la serie 400, come vedete, abbiamo il primo piano, lei è una cuffia in-ear, praticamente permette di avere la cuffia intorno al collo, posso, me la dimentico sempre, vado al bagno ovunque con la cuffia e a volte sembra veramente che voglio sempre farla vedere sponsorizzata, ma a volte me la dimentico proprio perché è leggerissima. Una volta che squilla, lei squilla anche il collarino, quindi vibra il collarino o squilla la suoneria all'interno dell'auricolare, ma non devo fare altro che quando arriva la chiamata prendere l'auricolare e metterlo all'interno del padiglione. Rispondo perché ha anche una serie di comandi vocali. Molto leggera e molto semplice, si parla di cancellazione di rumore e anche isolamento acustico perché possono anche fungere da tappi. La cosa interessante è che il padiglione, l'auricolarino, è molto leggero e quindi non ci cade e non lo perdiamo dall'orecchio. Andiamo avanti, c'è un fiorino all'occhiello, la serie 500. Questa, anche questa ha un microfono incorporato che viene giù all'occorrenza, lo posso tirare giù per fare le call e lo posso ritirare su per mettere in muto la cuffia. Posso decidere se utilizzarlo sempre a destra, sempre a sinistra. C'è la doppia, il co-branding IPOS Sennheiser e anche questa cancellazione del rumore e protezione acustica. E, come vi dicevo, poi alcune cuffie hanno anche l'intelligenza artificiale, hanno un microfono che rileva, ha numerati tre microfoni, 1, 2, 3, rileva la distanza tra la voce, la bocca e il microfono 1 e quindi prenderà solo quelle voci che arrivano da quella distanza e nella direzione 1, 2, 3. Tutto ciò che arriva da 321 o 213, 231 non viene assolutamente preso. Andiamo avanti, la grandissima novità. Vi ho accennato qualcosa quando vi ho fatto vedere il mondo delle sale conference? Ecco la Expand Vision 3. Finalmente è uscito questo prodotto sul mercato con una videocamera 4K. Abbiamo quattro microfoni beamforming, abbiamo ingressi HDMI. Abbiamo USB A, USB-C e ingresso SD, l'alimentiamo. Lei nasce Bluetooth ed ha un PC incorporato su Android. Quindi io arrivo nella mia sala, ho il mio monitor, la connetto in HDMI e già sono a posto e pronto per fare la mia conference call. Io posso utilizzare l'utente di sala, posso utilizzare il mio smartphone Apple su iOS e trasmettere, in questo momento sto parlando di Teams, ma poi sarà accessibile anche da altri software, quale può essere anche Estos, il condividere ciò che io ho sul mio smartphone e anche la possibilità arrivo con il mio PC senza dover connetterla perché è un PC lei, quindi non posso connettere un PC, nel momento in cui vado a partecipare alla riunione, anziché dire come audio utilizzo il device, come questo computer come device, utilizzo l'audio di sala e a quel punto mi va a prendere i microfoni e la videocamera. Le casse, voi direte, sono all'interno della confezione con il nostro magnifico speaker Expand 30, Expand 30T. E il tutto poi anche per comandarlo, lei in realtà è anche touch, quindi con l'USB se abbiamo un monitor touch non ho neanche bisogno né del telecomando né della tastiera che posso collegare, ma con il monitor posso andare tranquillamente a interagire e a scegliere io quelli che sono i comandi. Siamo fortunati perché dopo la Expand Vision 3 non ce l'abbiamo ancora da farvi vedere nulla qui, ma c'è l'11 maggio, ieri è uscita, abbiamo lanciato la DAR 260. L'ho mandata a qualche cliente in anteprima, è una cuffia completamente Bluetooth, molto leggera, rispetto ai nostri prodotti o anche alla concorrenza, ma diciamo parlo dei miei prodotti, ha un listino molto accattivante perché è una cuffia Bluetooth con cancellazione del rumore, protezione acustica, completamente, diciamo, portatile perché io la posso portare in giro e utilizzare in ufficio, si connette a due device contemporaneamente, 10 in memoria e ha un costo di listino di 149-159 euro. E devo dire che chi l'ha provata ne è rimasto molto soddisfatto. Il braccetto del microfono che va all'interno del padiglione la rende comoda e ci permette anche di utilizzarla come device per ascoltare la musica. Perché diciamo che rispetto alle cuffie che conosciamo, ha anche un design
accattivante che ci permette di farla diventare la nostra cuffia di tutti i giorni, casa, ufficio, piacere, aereo, musica, lavoro, qualsiasi cosa. La cosa curiosa è che vorrei mostrarvi dopo, della quale vi voglio parlare, del lavoro che sta facendo anche IPOS a livello di immagine. Siamo diventati partner ufficiali e partner tecnologico dell'Aston Martin. E non è Ferrari, ma è insomma, lavorare con un brand, un marchio che gira nella Formula 1 è motivo di orgoglio per noi. C'è sempre bisogno di eccellere nelle performance. E ci vedrete sull'autovettura, ci vedrete nei cappellini, hanno le nostre cuffie, quindi per diciamo eccellere anche non solo nella velocità dei motori, ma anche nella parte audio, che ricordatevi, il video è molto importante, ma l'audio è fondamentale, è importante che venga sempre capito ciò che noi diciamo, quindi che sia una conference, è importante che non venga nascosto un non o si capisca una cosa per un'altra, Roma per Toma, quindi è importante avere delle Assolutamente, sì. conference call. Immaginate in Formula 1 con il rombo di motori, ambienti aperti, avere delle cuffie microfoniche performanti che ci fanno sentire e comunicare bene, insomma, è veramente importante. Ma vengono utilizzate anche in ambito medico, perché ormai i dottori hanno dei sistemi che con la cuffia dettano e il software praticamente va a trascrivere tutto quello che è, diciamo, Certo. può essere reso conto di una visita. Quindi è molto importante che le comunicazioni siano veramente chiare. Sai, spesso dimentichiamo una cosa, no? Questa pandemia ci ha costretti un po' all'isolamento, tu lo dici tutti i giorni, no? Quindi Porco non si è miseria. potuto viaggiare, visitare i clienti. E la comunicazione è fatta da tante cose, no? È una specie di piramide. Considerate che la comunicazione verbale è solamente il 10%, 15% di questa piramide. Tutto il resto si chiama comunicazione paraverbale, cioè quella che comunichiamo soprattutto di persona, no? Con i gesti, cioè con i gesti diciamo molto. Quindi ovviamente immaginate nelle situazioni appunto di comunicazione remota, devo giocarmi tutto su quel 15%. E se anche in quel 15% inizio a perdermi una parte, che l'audio, che forse di quel 15% rappresenta il 90%, voglio dire, cioè, veramente stiamo fallendo di brutto, no? Cioè, dobbiamo prendere di quel 15, quel 90% e giocarcelo ai massimi livelli. Ai massimi livelli. Okay? Quindi è lì la sfida. È vero, Sì. è molto vero. Quindi noi ci impegniamo a in realtà offrire non solo cuffie, soluzioni complete. Abbiamo vissuto, credo, in un anno e mezzo quello che probabilmente sarebbe successo nei successivi 7-8 anni. Adesso non ho la sfera di cristallo, non lo posso sapere, ma veramente c'è stata un'accelerazione per quanto riguarda la tecnologia, che è importante, ma non solo la cuffia, i device veramente ci possono aiutare e semplificare. Abbiamo capito che credo bisogna lavorare per obiettivi, però bisogna avere gli strumenti, bisogna stare bene, e se ho gli strumenti adatti e lavoro bene, credo che abbiamo fatto anche dei dati, ma non mi piace più farli vedere le percentuali nelle presentazioni perché annoiano, ma avere degli strumenti, che sia un software di Unified Communication and Collaboration, che sia un device, ma anche un PC, parlo a 360 gradi, ci aiuta a accelerare meglio e a lavorare meglio. Non ho più interruzioni perché non funziona, perché non interagisce, perché non è compatibile. Quindi è veramente molto, molto importante. Una volta lo facevamo dal vivo, adesso in questa maniera qua, mi auguro e spero in un prossimo futuro. Diciamo che quello che è successo ha dato una spinta importante Molto. perché tu lo sai meglio di me, giriamo spesso da clienti. Allora, alcuni in emergenza semplicemente hanno dotato i lavoratori di uno smartphone. Okay? Vabbè, questo diciamo lo step 1. Naturalmente le aziende organizzate, le aziende che vedono lontano hanno pensato ben oltre, hanno pensato a dare ai propri collaboratori gli strumenti per essere realmente performanti, ma soprattutto perché bisogna avere gli strumenti enterprise, okay? Parlavi prima del vostro software di monitoring delle cuffie, Sì, fantastico, fantastico, perché il problema è poi andare a gestire il singolo dispositivo, esattamente. mentre in quest'ottica state già pensando a livello enterprise come gestire anche i dispositivi che Esattamente. portano via tempo l'IT manager, no? Fare un check Assolutamente. pezzo per pezzo. Questo è un Esattamente. approccio fantastico, multi-tenant, questo anche va bene per Fondamentale. il rivenditore, perché il rivenditore a sua volta ha sotto controllo la Sì, situazione e quindi assolutamente. se il rivenditore si applica da oggi per il futuro a vendere dispositivi che sono, diciamo così, monitorabili via rete, via cloud, fra 5 anni avrà un parco di dispositivi installati che potrà gestire in maniera molto semplice. Esattamente. Quindi alla richiesta del cliente non dovrà mandare il tecnico a fare il singolo controllo sul singolo dispositivo, ma da remoto potrà vedere lo stato di fatto.
Ma non solo, un rivenditore, quello che sta capitando a noi, fa anche un forecast, capisce quante cuffie effettivamente vengono utilizzate, capisce quella che può essere la durata media. Per fortuna per il cliente, sfortuna nostra, non si guastano quasi mai, sono prodotti che durano nel tempo. Quindi non è solo lo slogan dei tre pilastri, ma succede veramente. Però almeno un rivenditore può anche inizio anno capire più o meno quello che è l'andamento, sono le cuffie dedicate a quel tipo di cliente. Quindi si fanno anche dei piccoli magazzini interni perché oggi anche la reperibilità veloce in poco tempo e non lasciare un buco al cliente è diventato fondamentale. Quindi avere questo strumento che mi fa questi report, ovviamente tutti i compliance alla GDPR, quindi non andiamo a intoccare la privacy di nessun utente perché non c'è nessun nome e cognome, si lavora solamente come indirizzo IP con cuffie e software, non viene detto né nome e cognome, se è andato al bagno, vede solamente la cuffia se No, ma funziona e se viene utilizzata. assolutamente, ma comunque in generale parlo anche da utente, è un altro modo di lavorare. Esatto. Quando hai finito le tue 8-10 ore lavorative sei molto più rilassato, Esattamente. perché il fatto di non capire, non sentire, crea della tensione. Il Ma fatto. immagina quando ti chiamo un call center e quel vociare là. Ma pensa a te che dà fastidio qui Impossibile. te, ma loro. No, è È impossibile, fondamentale. È un loro esempio possono classico che lavorare. credo sia capitato a chiunque. Ma anche io il cliente mi infastidisco quando sento un call center, sento un rumore di fondo, perché questi usano delle Esatto. cuffie chiaramente a bassissimo costo, no? Sul fondo sento tutto questo rumore, mi infastidisco immediatamente, Esattamente. perché sembra quasi che non mi stiano dando attenzione, sembra quasi Esattamente. che stiano parlando in mezzo a una piazza, cioè è È terribile. quello. E poi la cosa interessante è che sia le nostre cuffie che il Pro Call va bene per qualsiasi taglio di azienda, insomma, abbiamo la possibilità di gestire né utenti, né licenze, né device, quindi Assolutamente. è lo strumento ideale, credo, per tutte le aziende, no? Correggimi se ho detto. No, no, è così, cioè io oggi ti dico, per concludere, non potrei mai pensare di lavorare senza una cuffia, non potrei mai pensare di lavorare con uno strumento senza uno strumento come Procall. Noi abbiamo tantissimi clienti, ok, magari non ve l'ho detto, siamo un'azienda internazionale con sede, in Germania, e l'azienda ha oltre 20 anni di esperienza e molti clienti alcune volte ci chiamano e ci dicono: non mi funziona più l'Estos, cioè per loro. Il nostro software non si chiama Procall, si chiama Estos, ma è diventato uno strumento fondamentale per lavorare. Non, in alcuni casi non fanno l'audio, fanno solo il controllo dei Sì. dispositivi fisici, quindi potrebbero comunque alzare la cornetta e rispondere, ma il fatto di non avere visibilità di chi li sta chiamando li fa sentire quasi nudi, Ok, permettimi, cioè quasi è sì. come aprire la porta senza chiedere chi è, non so come spiegarti, no? Apro così a caso, apro sta porta, vediamo chi mi capita, no? Invece no. E quindi anch'io proprio oggi non riuscirei a rinunciare a questo strumento perché mi permette di trovare facilmente i nominativi dei miei clienti. Talvolta non mi ricordo i cognomi, mi ricordo solo il nome, oppure mi ricordo il cognome e non il nome, mi ricordo il nome dell'azienda, non mi Non ricordo il lo sapevo. referente. E quindi cosa faccio? Cerco per azienda su Procall. Procall ha in pancia tutti i dati del CRM. Esatto. Tempo zero mi dice: guarda che si chiama Rossi Mario. Naturalmente andiamo a replicare anche il titolo, no? Di lavoro, quindi responsabile acquisti. Ah, ecco, era Rossi Mario, ci ho parlato 3 anni fa, però l'ho trovato immediatamente. Clic, faccio partire la Si muove chiamata. Faccio Alessandro. partire la chiamata. Stessa cosa quando la chiamata torna indietro, ma stessa cosa vale quando devo interagire con i colleghi, perché è vero, strumenti come Teams sono nati anche nell'ottica della collaborazione, ma diciamo hanno un range di funzionalità molto ristretto. Procall è pensato anche per gestire le risorse umane all'interno dell'azienda. È nato credo anche per È quello, è nato per quello, focalizzato per è quello, quella è la focalizzato per cosa quello. Io capisco fondamentale. esattamente se la persona è disponibile, è malattia, è fuori ufficio, rientrerà. L'utente quando si mette fuori ufficio può deviare le proprie chiamate, ad esempio, allo Ottimo. smartphone o a un collega, a un Ottimo. gruppo. Ci sono tutta una serie di meccaniche poi incredibili a bordo, senza dover fare niente, proprio out of the box, come diciamo Sì. noi, che ti permettono di capire chi ha fatto cosa in azienda. Perché quante volte capita che arriva una chiamata, la vedono in 10 persa, Sì, tutti e 10 tentano il recall, se hanno questa informazione. Altra cosa è il classico esempio dove a un certo punto chiama un cliente in azienda, tu rispondi, dice: qualcuno di voi mi ha cercato. Lì tu dici: guarda, non so aiutarla. La prima cosa che fai, chiamerai in centralino: guarda, ho in linea il signor Rossi. Qualcuno l'ha cercato, tu sai chi possa essere? No, non ho idea. Mi dispiace, signor Rossi, qua non capiamo chi l'ha chiamata. No, questo è il caso quotidiano. Con Procall, invece, tu, quando ricopri una chiamata per conto anche di un altro collega, hai immediatamente visibilità delle situazioni pregresse. Quindi tu capisci subito che, ad esempio, ha parlato col magazzino ricambi. È in Sì, tempo reale, quindi guardi, signor Rossi, l'ha cercata la collega del sanno magazzino chi è. ricambi. Glielo passo al volo.
Chiuso? Sono queste finezze che fa la differenza Magnifico. oggi. Quante Perché volte mi inutile, capita? Chi è esatto, lei? è Mi avete chiamato inutile, voi? esattamente, è inutile riempirsi le tasche di nomi Microsoft Teams, sì, bene, quegli strumenti là sono nati con un'ottica completamente diversa, sono nati con l'ottica della gestione delle large enterprise americane, 5.000, 10.000 dipendenti sparsi nel mondo, ok? Cosa devono fare questi dipendenti? Collaborano fra di loro. Non collaborano col mondo esterno, questi non sanno manco chi sono i clienti. Sì. La nostra soluzione invece è pensata per quell'azienda che si presenta al mercato, che gestisce la clientela direttamente. Sì. L'interazione forte è azienda, cliente esterno, non fra gli utenti. Okay? Mentre nel grande enterprise l'ottica qual è? L'ufficio tecnico, chiamo l'ufficio sviluppo, no? Per me quelli sono i miei fornitori perché io faccio parte del team sales. Okay? Quindi le interazioni, lo scambio documentale, per l'amor di Dio, cioè la piattaforma è molto potente, no? Ad esempio Teams è molto potente per quello che riguarda la collaboration, Sì. l'integrazione con SharePoint, tutte queste operazioni vanno bene per quelle aziende che hanno dei reparti che seguono dei filoni ben specifici, hanno dei compiti ben specifici. Però come è pensato per quell'azienda che ha bisogno di flessibilità? Oggi tu rispondi perché arriva una richiesta tecnica, domani il tuo collega dell'ufficio tecnico assente o viceversa, e tu puoi, diciamo così, coprire il suo ruolo Per coprire, temporaneamente. sì, Quindi, certo. certo. Semplicità e flessibilità. Questo è l'obiettivo della soluzione, calata su un tessuto che è quello europeo, quello italiano, insomma, di media azienda, ecco. A parte che in Germania sono anche le mega large enterprise, però anche da loro il peso è comunque su quell'azienda 50-100 Sì. dipendenti, eh. Ottimo. Certo. Bene, credo che Credo che abbiamo, abbiamo. se ci sono domande, siamo pronti per rispondere, ma secondo me sei stato bravo, abbiamo Secondo veramente me, parlato a 360 ora bisogna gradi. solo fare gli ordini delle Solo gli cuffie, ordini delle cuffie, non ci manca sì. altro, e gli ordini di Procall, chiaramente. E secondo me abbiamo dato una carrellata più che esaustiva. E Certamente. sicuramente per informazioni credo che possano rivolgersi a te e al tuo team. Sì? Siamo a Beh, avete disposizione. trovato, trovate i miei riferimenti, li potete chiedere. Naturalmente anche noi siamo disponibili per accompagnarvi nei vostri progetti, perché poi quello è il ruolo del vendor, no? Nella country specifica, non è solo quello di fornirvi materiale marketing, ma è quello di accompagnarvi e supportare i vostri progetti. Quindi tramite demo remote, noi Sì, o sviluppiamo. anche test, noi inviamo test, Voi in questo caso quindi mandate apparecchiature. mandiamo apparecchiature, quindi si possono provare, non so se voi create delle Noi abbiamo delle licenze, licenze demo, trial, trial. esattamente stessa cosa, sviluppiamo delle proof of concept nel nostro caso, no? Quindi facciamo toccare Sì? con mano la soluzione, affianchiamo i nostri clienti nella presentazione del prodotto on-premise, lo affianchiamo in una presentazione online, perché possiamo comunque far vedere qualcosa di funzionante sulla nostra Sì? 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 infrastruttura, anche per filtrare le esigenze del cliente, perché talvolta i clienti pensano che col software tu possa fare qualsiasi cosa. Ok. Ecco. Invece, alla fine devi un attimino, quando fai l'analisi, no, delle esigenze del cliente, devi scremare le Sì? varie situazioni. Ecco, noi aiutiamo in questa fase qua a filtrare, a dare la fattibilità, così che anche i nostri partner riducono i tempi, voglio dire, i tempi di progettazione, i tempi, diciamo così, i tempi persi, i tempi Sì, morti, esatto. no? Nella ricerca di documenti, sai, quando uno, diciamo, non è che vende tutti i giorni un prodotto. Chiaramente rischia di dimenticarsi la Sì, particolarità di quel prodotto. esatto. Nonostante tutte le nostre piattaforme, le wiki a disposizione, è normale, umano che non si possa conoscere tutto, no? Lo scibile. Siamo a disposizione anche per quello ad aiutare, quindi c'è la Esattamente. nostra disponibilità e professionalità nell'aiutare i clienti. Sì, io direi che abbiamo detto Abbiamo tutto, detto tutto. quindi rimanderei i nostri partner per i prossimi webinar Sì, o lanceremo, magari promuoveremo anche questo webinar che abbiamo Certamente. fatto, perché l'obiettivo di questo è anche stato quello di, Sì. per voi che siete presenti, ma anche continuare a parlare di Estos e di IPOS promuovendo questi video tramite canali. Quindi ci vedrete, mi vedrete, spero siate contenti di questo abbastanza Spero spesso. che ci vedremo tra l'altro prima o poi Dal tutti vivo. fisicamente dal vivo, esatto. Bene. Grazie, buona giornata, buon lavoro a tutti e ci sentiamo presto. Ciao a tutti, buona giornata, grazie ancora.